Cala il sipario, anzi triplice fischio sulla terza edizione di Sportivamente. Assessore Artusa, ho qui qualche foto, qualche scatto di questi giorni con un po' di ospiti. Ah, Che bene. cosa, che istantanee, che ricordi rimangono di questa edizione del festival? Ma sicuramente è stata una bellissima edizione perché sono venuti dei campioni olimpici a Busto Arsizio subito dopo aver vinto le Olimpiadi. Ricordo per la ginnastica artistica Centofanti e Paris. Bronzo di ginnastica artistica a Parigi 2024, presenti a Busto Arsizio, Pro Patria Ginnastica presente, e quindi abbiamo unito in questa edizione le nostre società sportive con alcuni campioni dello sport. Questo è un esempio, se poi citiamo anche tutto il karate che a Busto è molto presente, quindi il karate con Luigi Busà, l'ultimo karateka che ha vinto l'Olimpiade, quindi l'oro a Tokyo 2020, poi fatta nel 21, e quindi direi che Busto Arsizio è stata protagonista nel mondo dello sport in queste serate. E poi vabbè, citiamo anche Giorgio Malan che ha vinto il bronzo nel pentathlon e è venuto a trovarci l'altra sera. Lui si è definito un soldato perfetto perché chi pratica questa disciplina deve affrontare 5 discipline sportive diverse e quindi appunto anche a vederlo sembrava appunto un soldato quasi pronto per essere un avventuriero. Insomma, io sono molto soddisfatto perché abbiamo unito lo sport a livello alto con alcuni sportivi di livello e poi dei giornalisti molto in gamba, molto bravi che sono venuti comunque a impreziosire la kermesse e poi per finire con Saronni. Insomma, la rivalità tra Saronni e Moser è andata in scena ieri sera. È stato bello, come dire, vedere da vicino questi atleti, cioè chi ha voluto toccare le medaglie, delle ginnaste, sentire quanto pesassero. L'ho voluto fare anch'io, dico la verità, perché non capita di vedere delle medaglie olimpiche qui a Busto. Però è stato anche interessante ascoltare le testimonianze di vita, al di fuori della retorica di questi ragazzi, perché sono ragazzi, e soprattutto quando c'erano ad ascoltarli i nostri ragazzi delle società sportive, credo che abbiano portato a casa qualcosa di significativo. Proprio così, era il nostro intento, quello di far capire che attraverso i libri si può ovviamente crescere perché si riesce a conoscere ancora meglio la storia di chi pratica sport o di chi l'ha praticato oppure di chi ha qualcosa da raccontare perché magari un giornalista ha vissuto da vicino un certo sport oppure come Mauro Berruto ha raccontato della sua Torino sportiva. Quindi diciamo che questa edizione è stata veramente appunto completa perché abbiamo abbracciato tante, tante tematiche. Per esempio, se guardo al romanzo Inter di Leo Turrini, noi conosciamo Leo Turrini per essere uno dei giornalisti forse più completo sulla Formula 1, su Sky Sport, ma insomma abbiamo scoperto che ha scritto numerosi libri sull'Inter, essendo un interista, insomma è un po' anomalo perché lui è di Modena. Detto questo, io penso che lo sport della nostra città ha raggiunto un livello che è stato anche riconosciuto oggi dalla presenza del sottosegretario allo sport Federica Picchi, che è venuta qui a vedere la partita della UIBA. È venuta a vedere la partita della UIBA non tanto perché era una partita importante, era un amichevole precampionato, ma è venuta perché è invitata dal sottoscritto con l'obiettivo di fargli conoscere Busto Arsizio e un aspetto di Busto Arsizio dello sport che era quello dell'eWork Arena. Questo vuol dire che bisogna costruire tanto e per costruire ci vuole tempo e quindi io oggi sono contento perché lo sport della mia città ha ricevuto un riconoscimento anche a livello nazionale. Oggi siamo in tanti palcoscenici nazionali grazie alle società sportive e ai suoi insegnanti. Finisco con Pedoia. Pedoia oggi era qui, coach di Martinenghi, che ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi. Grazie. Grazie a voi.